Se sta nel mood mio, mi dà fastidio, per giunta è un pezzo che ci tenevo. Mi porro del... Che cacchio vuoi? Ma chi ti conosce? Proprio da due settimane, ma fatti i cazzi tuoi. Io la minima cosa che faccio, ricordarsi un nome. La gente subito, bravo Tim! Come se sai, sai quando sei quello un po' problematico, no? Subito. Oppure scrivono solo Tim, cioè mi fa ridere quando scrivono solo il tuo nome. Come a scuola, sì, solo Tim, quello sì, era bellissimo. Però come a scuola quando mi beccavo il 6, che è il minimo indispensabile. Il professore faceva bravo, no, veramente. Sì. Non dicono che Maria sveglia Trino con... Egocentrico! Ecco, lei è Chiara. Lei senza cri. Ma questo video l'abbiamo già visto domenica. Sì. Guarda che basta crederci, Scusate. Basta crederci. Comunque. Ma questa musica? Ma cos'è? Biancaneve? Eccola. È la bella addormentata. Ma sta chiamando il pupazzo o stai chiamando? Sveglia. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Pensi essere svegliato così? Che paura. Tu. No, raga, ma io non ce la farei, Cioè, allora, su sono, canale, sono nella mia stanza, sono nel mio letto e una voce a caso fa... Pss, 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 pss. Eh beh, ci sta, ma perché lei avendo la cotta per Sebastian magari c'è... Volevo guardare un attimo le ascelle di... Sì, di Trigno. Sì. Vai, Rebecca alle prove con Sebastian. Come se non ci fosse un domani, grazie per la sub. Vediamo un po'. Salta, Rebby, perché... Sebastian ha i muscoli, ma... Ecco, questa, vedi? Cioè, in questa presa qua non gliela stanno correggendo forse in maniera corretta lì, non lo so. Però si è proprio visto adesso in questa inquadratura, come poi ha fatto domenica, che lavorava tanto sulle spalle per spingersi in alto. Quando non c'è bisogno... E si vede che non ha l'elevazione delle gambe. Se ti spingi con le braccia, comunque qua sopra devi essere proprio con le spalle belle spinte verso il basso, con eleganza sempre. Non è che... prendo forza e allora questo, cioè non è ginnastica artistica che prendo la rincorsa per un salto e posso secondo fare me vuole così. Aiutare il più possibile perché non vuole pesare Sebastian. Ho capito però, dai. Poi è forte Sebastian, ce la fa. Sì. Salti più nella preparazione che quando sei da lui. Salta. Ecco, anche questa è una verità. Spesso lo fanno anche in coreografia, saltare più nella preparazione che nel salto stesso. È più salto verso di lui e salti esatto. Dopo. Vedi nuovo, di nuovo col... Parte da una gamma paura. Quando vai verso Sebi? È troppo in basso. Guarda troppo in basso. Troppo in basso dove? Le cade lo sguardo, Tim. Beh, capisco anche a me come... Cioè, se fossi davanti a Sebastian, forse anche a me capiterebbe. Ci sta, normale. Per controllare, però. Esattamente, che ci sta, ci sento. Ti ci senti? No, ci sta, sai perché? Perché poi, lei già ha detto che le piaceva. Sebastian. Fai fatica a guardarli in faccia, no? Dopo che gli hai detto sta cosa. Anche perché Sebastian, non so, beh, probabilmente... Sì, sicuramente lei è imbarazzata. Cioè, guardarli in faccia, non doveva dire niente. Anch'io, quando sono imbarazzato con le persone, posso guardarli in faccia. Da un lato ti avvantaggia, perché, cioè, ti puoi fidare al 1000%. Adesso sta annoiando. Sta già tipo, dai, salta e basta. Posso fare una domanda e mi rispondi onestamente? Oddio. Sei in imbarazzo? No. Sì. No? Ti fidi? Sì. Al 100%? Cioè, tranquillo. Al 100% non posso ancora, cioè sono onesta. 100% no, perché sono i primi passi a due, le prime prese, quindi... Però mi fido tantissimo. Ah, cioè, ok, non ha mai fatto prese capito. Prima. Non lo sai, ha detto sono le prime prese, ma forse si riferisce al fatto con lui. Ha detto, non sappiamo se sì. In generale. Sì, effettivamente sì, ci sta. Però mi dice che ballo da poco con lui, ho ancora bisogno. Ok, sì. Balla da poco con lui. Cioè, in pratica ha detto, fatemi fare più compiti con Sebastian, esatto. Perché mi servono. Ne ripariamo tra 55-56 passi a due, sì, magari sì, poi sì, mi fido. Sì, sì. Tutti nell'arco di una settimana, per favore. 10 ore al giorno, vi prego. Per favore. La prendi? Sì. Chiudi gli occhi. Ok, si è lasciata andare. Mamma mia. Sebastian allontana. Lascia? Allora, devi da sola. Mi prenderla veramente all'ultimo, Sebastian. No, non potresti. Senza aprire le braccia. Senza aprire le braccia? Come fa a prendermi? Non ti preoccupare. Ma mi fa troppo ridere lei. Senza aprire le braccia. L'insegnante Deborah. Vediamo? Ti devi lasciare andare. Devo sentire questa cosa che passa fra di voi. Se no mi manca la magia, capito? Cioè deve essere veramente un momento intimo. Ci lo sta. Devi tirare bravo, fuori. Bravo, okay. Meglio di Todoro, meglio di Todoro. Lo devi tirare fuori. Stai pensando alla coreografia. Cioè non ci voleva tanto. Basta essere in sala. Invece che è quello che ti sto no, dicendo. Sembra un guru spirituale. Che devo pensare dentro di me. Ci sta, ma la danza si parla se così. Se non ce l'ho dentro non lo faccio.
Che altro poverina deve ballare con questo microfono enorme a te. Scusate, mi ho sbattuto un attimo. Mi fai, cioè, proprio me le servi così le battute. Cosa ho detto? Va bene, va bene. Che è successo? Ma è una merda. Perché? Perché non riesco a ballare. Non riesco a ballare. O dicono che assomiglia, cioè, lei potrebbe essere la figlia di Deborah. A me sta roba mi scoccia, perché è un mio blocco da sempre. L'emozione, l'espressività, in questo, cioè, in generale. Beh. Però nei passi a due si vede 30.000 Lampante. Volte. Perché se non c'è feeling, non c'è energia, si vede. Ho un lucchetto gigante, mi sento dentro proprio. Che non vedo l'ora di togliere e che spero che debba. Vabbè, quindi è un pochino bloccata e qua si sta. La crash sicuramente non aiuta. Mm. Beh, oddio, non lo so, Può aiutare come. E dipende da come sei fatto. Sì. Sì. Poi dipende anche dall'energia che si crea in sala, anche Sebastian, come si comporta con lei. Ora mi tolga qua, cioè che mi aiuti. Già oggi mi ha dato proprio delle belle. Batosche. Mi sento come un lucchetto e Sebastian ha la chiave del lucchetto. Sì. Grazie per la battuta. Anche perché ha lei il potere della mia maglia. Quindi se non piace a lei è questo il problema. Non posso deruderla. Infatti se ci pensi tu devi ballare solo per il tuo insegnante. Per niente. È lei che ti dà le maglie, la voglia, eccetera. Ti blocchia motivi, ma perché? Vorrei piangere, sfogarmi tantissimo. Va bene, vuole piangere tra le braccia di Sebastian e noi invece andiamo tra le braccia della prossima scena interessante. Ok, da qui in arco, bene verso l'alto. Da posto. Ah, no, i cantanti. Saranno strani. Che bello, ho detto dei pixel sulle scarpe perché non c'è, non sono sponsor. Per i sentir male non ti preoccupare. Uno della malato l'ha fatto. Condizionata, successo di mezzo. Spaccato tutto. Cos'è, acceso o spento? È acceso, quindi si è ammalato. Cazzo, sono arrabbiatissimo. Come che gli dici? Ti giuro, come se avessi la voce di quello che è facile. Come c***o fa? Allora, il bro, se non sbaglio, sta usando una forchetta di metallo sulla pentola. No, la riga tutto. Ragazzi, è la cosa peggiore che potete fare, perché il materiale che usano per fare quel, come si chiamano? Quelle pentole antiaderente. È tossico, cioè appena la righi diventa super tossico, perché si screpola tutto tumore, e ti entra tutto nel cibo. Secondo me non arriva al tumore garantito, veramente. Perché gli viene un tumore e muore. Quindi se dovesse, se dovesse avere a casa una di queste pentole rigate, dovete buttarla via. Butta. Veramente. Me lo dice il vegano. E comprate, ok, che sono belle quelle antiaderenti, ma è meglio comprare quelle di... Sì, ma non ci stanno sponsorizzando, quindi non è che devi insegnargli la okay, vita. Ok, non comprate adesso. Niente. Sto scherzando. Guarda la forchetta. Si sente proprio... Tra l'altro poi gli altri lui sta dando il cancro agli altri. Sì, e poi nessuno dice niente, cioè... Lui se la prende con chi ha acceso l'aria condizionata, però meglio un raffreddore al tumore. Socia, febbre. Che c***o metti dalla condizionata di notte? Mamma mia. Cioè, ci sta a arrabbiarsi, però non è questo. Cioè, vai da lui e gli dici, guarda, non farlo. Cioè, abbassiamola, non lo decidiamo so. Decidiamo la temperatura, esatto. È un accordo. Ma non è vero, zii, sicuro, perché c'è la tua aria condizionata, c'è un stile grosso, mi sento la febbre, zii. Mi sento la febbre. C'hai i pantaloni della tuta e la maglia, te le togli se caldo. Non condizioni la performance di oggi a me e lui. Perché non mi sono allenato, perché sto di non perché sono stanco, perché sono andato là. Tu probabilmente stai bene, non lo so. Adesso ti voglio vedere, ma se stai male. Io ho la febbre. Ci ho fatto il grosso come una capanna per essere qua. Non mi faccio forte delle performance da un'aria condizionata, zio. Mi hai anche detto che sei morto di caldo stamattina, però fai come ti pare. Pre, sei caldo, ti togli. Mi hai detto te che sei morto di caldo. Chiedi scusa, porca p***a. Chiedimi scusa, zio. Ci sta ragione, Trigno. Che prima cosa che fai... Scusami, non sapevo, capiamo quale temperatura mettere il termostato. Però lui è coraggioso, Comunque, è figlio di, quindi comunque ci vuole coraggio. Che il freddo non è un patogeno. Adesso io non sono un esperto, ma mi sembra di aver visto un video dove spiegavano questa cosa. Che il freddo non ti fa ammalare. Che il freddo non è quello che ti fa ammalare. Infatti è vero. Anzi, ci sono proprio quelli che fanno la cura col freddo, che si buttano nel ghiaccio, eccetera. E però spesso se a lunga durata è quello il problema. Il freddo a lunga durata abbassa la temperatura del corpo, quindi il corpo deve lavorare di più e quindi lavorando di più magari ha meno difese e quindi si è preso il virus che c'era lì dentro.
Quindi sì, se tutta la notte fa freddissimo, perché può comunque essere quando che entro, cioè con gli scambi, cioè gli sbalzi di temperatura, la voce a me si fotte subito. Eh beh, infatti lui, se non che cantante, forse vuole in acceso. Ilan, cioè Ilan può fare l'aria condizionata lì dentro, è sua. Cioè, Trigno, non hai capito? Ma tu non puoi prendertela col figlio di... Dai. Grazie, Fra Morellato, per la salva. 11 mesi. Sì, c'avevi la tuta lunga, sì. E c'è caldo. Che tuta lunga c'avevo? Non scherzare, zii, dai. Mi sembra che stai da Dio, non che stai male tu. Vabbè, se ancora hai ragione, chiedimi scusa almeno. Chiedimi scusa, scusa, e boom, stiamo zitti. Ma sai che io sono così? Cioè, per me la parola scusa è veramente importante. Certo. Che quando uno non riesce a dirla, io rimango veramente... molto arrabbiato. Sì, sì. Cioè, basta veramente poco. Dici, scusa, cioè, non era la mia intenzione di farti ammallare. Sì, ma stai esagerando. Sì, sì. Ci sta. Sì. Ammallare, esatto, ammallare. Ho detto così? Ammallare. Perché tu, non sapendo dove si posizionano le doppie, le metti un po' in giro, capito? Ovunque. Ovunque. Non è riuscito neanche lo scusa. Che fastidio. Basta grattare sta padella! A noi non interessa nient'altro. Cioè, non è rimasto quello... La vera vittima è la padella! È rimasto solo il fondo della padella, tanto l'ha grattata. Non sono stato male stanotte. Più Trigno mi deve rompere i coglioni perché pensa che di sabato ho capito le performance con l'aria condizionata. Che c'è... Ma non si dice sabato, si dice sabato. Non lo so, eh. Io sono morito sabato. Due. Ma scusa, come dici sabotare? Sabotare o sabotare? Sabotare. Povertù di italiano in questo canale. Perché si vuol paracquare fondamentalmente, fine. Niente, tizi come ti indicano comunque. Sta bello provato. Tu oggi come canti, come canto io, ok? Dai. Hai fatto casini con l'aria condizionata, io sto di me, va bene? Pure io sto di me. Vabbè, voglio vedere oggi come canti tu, come canto io. Questo sai come si chiama? Paraculo si chiama. Paraculo. Ma, cioè, due, uno sclera, l'altro... Se la prende. Oh, coglione. Anch'io sto male. Ma parlatevi, ditevi che state entrambi male, che non l'ha fatta poi. Cioè, boh, era una discussione talmente easy. Ma mi sa che Trigno pensa che l'altro fa finta di stare male, anche se in realtà non sta male, solo per giustificarsi, non l'ho fatto apposta, perché mi sono ammalato anch'io. Ammalato. Ammalato. Sì. C'è modo e modo di dire le cose. Sabotare. Sembra che non sappia le canzoni. Per cosa intendevi innanzitutto? Che non riesco a fare le canzoni. Io ormai non ce la faccio, quindi sappia che se poi questo è l'universo. Pure del io ti chiedo scusa per averti mandato a fare stamattina, però un baffa... Non mi sembra così tanto grave rispetto a che dopo che ti chiedo di chiedermi scusa mi dai pure del paracco perché sembra che non sappia le canzoni. Paracco, cosa intendevi? Paracco. Beh, dai, Trigno ha chiesto scusa, cioè si è reso conto di aver fatto una sceneggiata un pochino esagerata e ha chiesto scusa. Ti chiedo scusa per averti mandato a fanculo perché nel momento in cui lui è passato a usare volgarità è passato dalla parte del subito, torto, certo. Ci sta. Vediamo Ilan come risponde. Che non riesco a fare io ormai canzoni, non ce la faccio quindi sappi che se poi quel giorno non mi vengono è colpa sua. Semplicemente non è così che si curano i rapporti umani qua. Perché sì, io non dicendo che sono un paracco se hai messo l'aria e io sto male con per la voce per l'aria che hai messo tu zii e io non t'ho mai incolpato di averlo fatto apposta. Allora per il rapporto che abbiamo non penserei mai che vai a toccarmi indietro, l'aria condizionata per precludermi l'esibizione, mai. Indietro, quindi è inutile che davanti a tutti mi fai passare come la me che ti incolpa. Io non ho messo aria condizionata, ho messo ventilazione a 25 gradi, appena ho capito che l'aria non era calda. Ragazzi, finché parlerete dell'aria condizionata questa problematica non la chiarirete. Io ti ho chiesto, chiedimi... A quanto pare non sanno neanche usare... Non sanno usare il termostato, lui ha messo 25 gradi ma è uscita l'aria a 16. Beh, forse. Grazie, so. Lavale. Magari anche lui ha una forma di dislessia. Ha letto sì. 25, ma era 16. Voleva mettere 52. Perché si sa che 16 è molto simile no, al numero 25. 52, solo invertito le cifre. 52 gradi è una temperatura accettabile. Calda? Sì. boh, non... Vabbè, ma Ilan, cioè, cosa ci vuole dire? Guarda, scusami per il disguido, chiudiamola qua. È facilissimo, ma lui non ce la fa. Perché è una persona molto curiosa. È un po' orgoglioso. Sarà perché figlio di? Sarà perché ti amo. Scusa, tu sei stato zitto e sei andato via, Fra. Io ho perso la voce per una roba che hai fatto tu. È stata Maria. Ne sei sicuro? In realtà veramente ha messo 25, eccetera. È per quello, sicuro? 100%. Lei ha l'app sul telefono, lei era a casa, ha l'app sul telefono e l'ha abbassata. Ha detto, dai, facciamo 16. Come l'orario di Gabriele. Che gli hanno messo un minuto prima della lezione.
Comunque mi fa piacere che qualcuno capisce le mie battute. Quelle piccole. Che a me sembra che tu quelle abbia sempre meno voce. In che senso abbia sempre meno voce? Che ogni volta arrivi e dici sicurissimo. È per quello. Ma chiarirete. Io ti ho chiesto, chiedimi scusa, tu sei stato zitto e sei andato via, fra. Io ho perso la voce per una roba che hai fatto tu di notte. Basta. Basta, chiedere scusa. Sei sicuro? Sì, Fre, sono sicurissimo. È per quello, sicuro. Sai che hai detto Fre? Perché a me sembra che tu abbia sempre meno voce. Tu abbia, così, lui ha sempre meno voce. Cosa vuol dire che lui ha sempre meno voce? No, perché si sa che col passare del tempo tu perdi voce, naturalmente. E lui gli sta dicendo... No, lui sta dicendo, tu sei sicuro che sia colpa mia che hai perso la voce perché ne hai sempre meno? Cosa vuol dire? E cosa vuol dire? Beh, E se si sta ammalando, magari peggiora la situazione e ti va sempre più via. Ormai ti sei ammalato. Vabbè. In che senso dovrebbe sempre meno voce? Bravo. Ogni volta arrivi e dici, c'è un problema alla voce, non c'ho voce, non c'ho voce. Vabbè, Fre, veramente. Vabbè, Fre. Quest'anno siamo passati da bro a Fre. Ci sta che quando uno ti dice una cosa così non sensata che dici, vabbè, non ha senso discutere perché tiri fuori... Sì, sei un cretino. Posso dire che Ilan qua sta facendo veramente una brutta figura. Cioè non ha senso. Questo c'ha problemi di salute, sta dicendo il problema è l'aria condizionata... Che a quanto pare fosse vero, fosse falso, cosa ti costa dirgli? Guarda, mi dispiace. Non l'ho fatta apposta. Pensavo di aver messo bla invece bla bla. Invece lui è così orgoglioso da non riuscire a dire mi dispiace, scusami. Poi che sia per quel motivo o un altro motivo, che cazzo ti cambia? Fre. Niente, le persone così orgogliose mi triggerano. In ogni caso, se sono stato io, che mi dispiace, lo dico a te. Ma si vede. So che hai fatto in una maniera, infatti... Cioè, hai capito? Capito? A lui poi pure dispiace. Ma non riesce a dirglielo, lo dice a lei. E poi ha detto... no, questi non sono così che si gestiscono i rapporti tra le persone, tra adulti, cos'è che ha detto? Si dice le cose carine, mai in faccia, no mai dire scusa in faccia. Lo dice agli altri, mi dispiace, perché comunque mi sto simpatico, eccetera. No, comunque uno zio, bro. Ma non ce l'ho minimamente con lui. Per come uno si pone, solo quello. Io sono il primo che ha chiesto scusa dei due, e sono il primo che è senza voce, quindi senza voce ti ho chiesto scusa. Tu non c'hai la voce? Sei stato il primo a chiedere scusa? Perché mi sveglio, Vibes mi dice, oggi ho sentito Ilan che continuava a toccare l'aria condizionata, io mi sveglio che sono una merda, con che cazzo me la devo prendere? Se oggi io ti mandavo a ti ho detto, vaffanculo Ilan, ho perso la voce, mi sento di merda perché... Vabbè, decisamente Trigno ha sbagliato perché... Ha sentito da Vibes che gli ha detto ha toccato il coso, quindi tu non sapevi niente. Tu vai da Ilan e dici, guarda, hai messo l'aria condizionata, perché per questa cosa qua io ho perso la voce, per favore non metterla più. Quindi ha decisamente sbagliato, ci sta che adesso Ilan sia un po' sulle sue. Però a quel punto, quando lui ti viene a chiedere scusa, gli dici, guarda, mi dispiace. Però anche lui ha motivato un attimo il perché ha reagito male. Dicendo che si era fatto il culo per entrare in quel posto e adesso non poter fare allenamenti, cantare, eccetera, gli sta un po' sulle bille. Sì. Ci sta. Sulle bille. Sì. Ci sta. E quindi? No. E dici Ilan no, perché figlio di... L'aria condizionata, diceva, scusa Fre, mi dispiace, non l'ho fatto apposta. Io dicevo, vabbè, Fre, prossimo, oddio. L'avrei fatto, ma tu non hai aperto un dialogo. Quello non è aprire un dialogo, quello è aprire una guerra. Dimmi il senso, davanti a tutti, e dire, sei un po' paracuto. Il senso è... che se tu dici questa cosa qua oggi e ti vengono male, è la colpa di Ilan. Tutto qua. Detto ciò, l'hai pensato? Non credo. Ho fatto un passettino indietro, l'ho fatto. Ti ho chiesto scusa per la condizionata. Paraculo, nel senso che se poi canta male è colpa di Ilan. Sì. Lo dice a tutti, 420. Ho perso la voce! Ho perso la voce! È colpa sua! Senti come ho perso la voce! Effettivamente domenica non aveva cantato bene. No, hai ragione. Era colpa di Ilan. Adesso potevamo scriverlo sotto. Sì, potevamo per Ilan Maria di scriverlo. Per noi nella reaction non lo sapevamo. Subito abbiamo detto, ok, beh Ilan, infatti abbiamo fatto una reaction diversa. Perché ha messo l'aria condizionata. Ormai nella reaction abbiamo detto, Frigno, me fai frignà. Al posto del nome dell'insegnante. Colpa di Ilan. Mettono la foto di Ilan. Guarda che mi fa pure perdere le decisioni. No, adesso. E anche tu però sei paraculo. Adesso arriva, perché sei in ritardo? È colpa di Frigno. Adesso vado avanti e indietro. 9.40 ce l'avevo. Ma 9.40 ce l'aveva. Adesso sono le. Sai che aveva addizione? Lezione, no? Lezione. Pensavo che magari anche loro ci sa come cantante, sai, quando fanno rap. Chi è? Ciao. Ciao, buonanotte. Tu c'avevi la fascia prima lezione.
Ah, proprio. Cioè, non è che è arrivato in ritardo, no, ma proprio balzata. Un'ora, cioè, completa. Due ore dopo è arrivato. Vabbè. Zii, Fre, dai, adesso colpo di frigno? Qualcuno passerà ancora di più dalla parte del torto? Che succede? Niente, scusami. Sincere scuse. Non ti preoccupare. Ma non sono in bolla oggi, tra un po' di cose. Scusami. Ciao. Vabbè, vabbè. Paraculo sì. Quindi quello che ha detto paraculo in realtà è il paraculo. L'hai persa la lezione. Esatto. E che hai detto? Che gli... Cosa ho detto? Mi dispiace, devo dire. Gli hai spiegato perché? Cosa devo spiegarle? Ho detto mi dispiace, non... Ma spiegato perché? Dai, perché è che non ti sei messo una sveglia sul telefono che ti dice che devi andare a lezione? Cioè, quello è il perché. Non perché stavi parlando con uno. Cioè, qua adesso si dà la colpa, davvero. Vabbè, io ma Genio, lui li vuole fare litigare ancora di più. Cioè, è il suo... È giornata. Dai, lui, Maria. Cosa gli ne frega? No, però non è sì. Quando lui è uscito, c'era stata la voce di Maria. Luke Skywalker, io sono tua madre. No, fai litigare. Fai litigare, frigno Elon. Cioè, non... Lo sai, basta che non... Cioè, lo sai che non l'hai fatto apposta. Punto, stop. Vabbè, chi è che lo fa apposta non venire a lezione? Cioè, cosa vuol dire? Non so, veramente, non ho parole. Detto ciò, lui salta una lezione perché stava a parlare con Frigno e gli dicono non ti preoccupare. Sì, esatto. Mentre al ballerino gli hanno fatto un così, è arrivato il professore, la professoressa, ha fatto tutta la maranzina. E ha lasciato amici. Vabbè. Quella persona è uscito. Vabbè, perché... quello perché ha lasciato lui, non c'entra niente. Però sì, però è stata una conseguenza. Un perché... Adesso voglio vedere se il suo. Di chi è lui? Non sa di lui. Di chi è lui? So. Comunque, se verrà a fargli. Rudy. Ecco. Rudy, dai, figurati. Ma no, ma già ho parlato con tuo padre, ma tranquillo, dai. Farò un film con lui. Ti devi d'accordo, raga. Quante camere hanno che riescono a beccare anche gli angoli da sotto il cuscino? Cioè... In realtà sono 4 intorno a lui con la drink. Oi. Piangi. Grazie. Voglio bene, zio, non voglio che ti chiamo così per dell'aria condizionata. Non ti ho incolpato di niente, zio, sì, solo mi vuoi bene. Non ti ho incolpato di niente, letteralmente 5 minuti prima. Vaffanculo. Sto coglione l'aria condizionata. Oh, per colpa tua, non ho la voce qua. Bellissimo. Poi quell'altro che piange, manco fosse successa una cosa, vabbè. Dai, hanno fatto io pace, dai. Sono stato con me perché ho perso una lezione. Che... Mi dispiace, te lo giuro bene. Sì, cioè, ti voglio bene tu. Come se avessi perso la lezione. Anch'io, ho scoperto, direi come ti fa. Scusami, mi sento responsabile di questa roba. Scusami veramente, del bacio. Si sente responsabile di questa cosa? Veramente. Se vuoi frate presto la mia, vai a fare il posto della mia, tanto io li so i pezzi. Stai. Vai al posto mio, zio, vai al posto mio. Ma andate insieme? Nuova coppietta. Do la mia, ma che cosa vuol dire? Ma cosa puoi scambiare le lezioni? Posso... Cos'è, una carta? Una carta di Magic? Che cacchio è? Però è stato carino Trigno, se ci pensi. Lui poteva anche vederlo piangere e dire fai quel cavolo che vuoi, boh, gli sta bene. È andato lì, l'ha abbracciato. E ragazzi, l'abbraccio. Di solito mette tutto a posto. Un attimo, un abbraccio senza dire niente e poi dopo un po' ti vengono automatiche le parole mi spiace, cioè non volevo fare questo, punto. Dimmi, di cosa ci vuoi parlare? Perché ti vedo molto... Vabbè, comunque... Ma cos'era? Era un urlo di un'aquila? Era, sì. Ha chiamato la produzione. Sto con Ilan e Ilan ha perso la lezione e si può mettere la mia lezione di... Sì. Dai, ciao. Dai, zi. Ilan, ti aggiungono la fascia. Grazie, Ciccio. Sì, anche qua carino, lui si è messo lì, ha fatto la chiamata, eccetera. Esatto, adesso... Voglio vedere Gabriele... adesso Ilan che dice the human relation. Con Gabriele invece quella lì che l'ha distratto in sala, che fargli le domande sul piede, però non ha chiamato la produzione, ricordi? No, cosa è successo? Settimana? Che Gabriele ha perso la lezione perché stava guardando il taglio sul piede, no? In realtà era colpa della sua compagna che gli faceva le domande sul piede. Esatto. Perché non ha chiamato la produzione? Che scusa, aggiungiti una fascia. No, prima doveva litigare. Prima si litiga. Visto che lì non ha perso la lezione per la discussione, la produzione dice: ah, oh, sì, vabbè, ma che cagata! Che cagata, raga, non ci credo. Sto male.
tutto di che esce sorridendo, felicissimo. Adesso ho sfogato così perché ho un po' di roba da ieri. No, però, cioè, serio, mi dispiace anche a me. Mi dispiace. Bravo, fate l'amore. Non fate la guerra. Come ogni sera, Alessia e Senza Cri vanno tranquillamente a letto. Questo possiamo... C'è un limone tra Alessia e Senza Cri o devo skippare? Sono tutti sotto il mio letto! Perché? Avete buttato poi tutto là? Buttati che ma morbido! Ma cosa stanno facendo? Vabbè... Ma quanta gente c'è lì sotto? Oh, è e... notte il mio letto non è... Da dove sono usciti? No, dai, il letto ma di... chi erano? Vabbè, figurati, tanto... No, no, raga, io impazzirei. Se qualcuno si mettesse nel mio letto con i vestiti, io impazzisco. Sì, ma erano in due. Nascosto no, poi bisogna cambiare le lenzuola, cioè... Minimo. Maria, quelle lì usate, bruciarle. Il mio letto, il mio dannato letto. Va bene, la musichetta di scherzi a parte, ci siamo. In vista della sfida, Manolo incontra Sienna sulla Senna. Ah, deve fare la sfida. Hello. Ciao. Hello. Ciao, ho candidato Tomb Raider. Bene. Stile. Dammi un abbraccio. Bella maglia rossa. Grazie. Esatto, come sta andando con la maglia rossa? Stai lavorando? Sì, tanto. Forte? Sì. Ah, gliela fanno mettere in sala per ricordarti. Bene, guarda che stai per uscire. Sì, devi andare in giro, è proprio presente. Vabbè, sentirti male. Non vorrei fare battute, andiamo avanti. Coreografia sta facendo. Pesante. Vediamo, sei calda? Si può, sì. Io però lei vorrei vederla adesso su qualcos'altro, perché... È un pochino... Beh, cioè, calma, tipo Daniele... Sì, ma Daniele mi ha già mostrato che sa fare. Tutto, tranne la variazione di classico, gli manca. Sì, ma si sa che lo può fare. Cioè, si intravede che può fare. Però lei fatele fare qualcos'altro. Cioè, mi sembra una coreografia uguale all'altra... Ah, ma questa peraltro è la sua coreografia con cui è entrata, perché questa è poi quella che abbiamo visto per la sfida. E nella sfida ha fatto la sua coreo con cui è entrata, mi esatto. sa. Quindi, cioè, capite che... E se non era la sua, era identica a quella che aveva già portato. Sì. Comunque la maglia sudata di 7 giorni, esatto. Giri belli, a me piace. Io ti riprenderei anche adesso. Niente, non fa è soggettiva la danza, come è soggettiva tutta l'arte. Lo ripetiamo, è una cosa scontata, ma una cosa vera. Essendo soggettiva, a ogni... Allora, la danza ha una parte preponderante di soggettività, però in una trasmissione del genere, secondo me, non può essere... al 100% soggettiva, cioè comunque un insegnante, un professore in un talent deve saper riconoscere il talento, la tecnica e avere poi coscienza. Puoi anche vedere che tipo di talent è, che tipo di scuola è, che tipo di ballerino va bene per quella scuola e quindi pian piano si restringe il campo e si capisce meglio. Infatti il tipo che ha sfidato lei non andava bene per Amici perché faceva breakdance e quindi probabilmente ha messo tutte le sue mosse che sapeva fare o più o meno le sue più importanti mosse, le ha messe già lì e quindi dici ok, se sai fare quelle le farai ogni volta o effettivamente riesci anche a poi ballarci intorno a fare altro. Lei invece ha vinto palesemente perché sa fare sia le mosse e ballicchia anche un po'. Per noi ancora un po' troppo poco, dovrebbe concentrarsi di più sul ballo e meno sui salti, che sono fighi, mi piacciono un botto. Però adesso li abbiamo visti, facci vedere un altro lato. Mamma mia, ti stai diventando bravissimo, io non so più cosa dire. Ognuno arriva un pezzo. In base allo stato d'animo, in base al proprio piacere, in base al proprio gusto. Quello che io guardo in una ballerina sono determinate cose che a me mi arrivano, a me ci sono delle cose tue che proprio sono così. Ora, dobbiamo far capire queste cose anche alla parte soggettiva, più velocemente possibile, ok? E lo fai con lo sguardo, lo fai con la tua testa, con la tua voglia di ballare, col tuo respiro, con la tua danza. Ok. Quindi, godi di tutto quanto, per me stai lavorando bene. E puoi fare una bella sfida. Grazie. È un po' tesa. Buon lavoro. Grazie. Sì, lei è... Quando si fanno tanti complimenti non dici... sai più cosa... Ho già detto grazie 2 volte. Esatto, sei castellista tipo... grazie. Va bene. Skip? Skippone? Comunque io riguardo la puntata, cioè lo dico tranquillamente, Sienna... Non, cioè pure Sienna mi è dispiaciuto. Invece Elena ho capito che c'era un problema. Eh sì, decisamente. Ci sta, onesta. C'è un grosso problema. Va bene, possiamo passare alla puntata. C'è Daniele che canta. Ora lezione di canto. Buon divertimento. Il training con Barlo. Mi sento male. No, bello. No! Ma potevate dirlo che era nella prossima puntata. Voce hai? Ah.
L'appuntamento con amici è domenica alle 14 su Canale 5. Vabbè, raga, ha fatto cioè, mi avete veramente fatto qualcosa. Infatti scritto fondamentale. Fondamentale. Dalle padelle di Lilla a quelle di Trigno. Eh sì, ci sta. Finalmente c'è questa cosa che quando hai la padella in mano, attenzione, ti agiti, per forza. La padella in mano ti fa agitare. Sì, perché ispira, capito? Dopo la puntata, Vibes rimane male per un commento di Frigno sulla classifica. Per questo motivo i due hanno discusso dietro le quinte. Lo va a caso. Non gli sono chiesto la tragica. Ma niente, fra. Avevo detto addosso, perché ho visto che aveva la faccia agitata. Ci sta. Trigno, cioè, devi anche capire le sensibilità delle altre persone. Magari tu la intendevi con una battuta, lui però si stava proprio cagando addosso e tu gli, cioè, gli hai messo pure il dito nella piaga, cioè. Magari al posto di dirgli, si vede che stava cagando addosso, magari dirgli, dai, su, non ti preoccupare, è andata bene. Non lo so, così è. Non tu, se volevo annunciare il messaggio, tu via. Sono il primo che l'ha detto a me, spaccato, sulla bacchiara, cioè. Niente, litiga con tutto. Ma Trigno si vede che è uno che è molto focalizzato su se stesso, quindi ha difficoltà a capire. Beh, calmare, come si relazioni con gli altri. Ti è veramente calmato. Sì, non mi prende per questa cosa, mi dà fastidio. Ma che cosa? Ti ho preso sì, per no, mi dà fastidio. Tu hai detto che eri in ansia per la classifica, come tutti quanti. Se mi fai così, eccetera, a me mi dà fastidio. Ma così cosa? Che sono uscito dal palco, c'avevi brividi. Ci sta nel mood mio, mi dà fastidio, per giunta per un pezzo che ci tenevo. Fossi stato l'ultimo, certo che non ci sta come commento, zia, è andata bene a tutti quanti. Ma mi vuoi rodere? Mi vuoi rodere? Ma rodere cosa? Cosa della classifica? Mi rodere? Volevo far meglio, posso avere la ci sei andato da Dio. Io ma non gli devi rompere le palle, Trigno. Ma ti devi fare i cavoli tuoi, è questo il concetto. Cioè, lui si è fatto il suo pezzo con il suo la sua cosa artistica, non gli è andata bene come voleva, eccetera. Lo devi lasciare stare dopo un'esibizione. Non lo pressa. Al massimo dici, oh bravo, dai, forza, mi sei piaciuto. Stop. Se poi gli vuoi dire qualcosa di approfondito. Cioè, in pratica, dopo gli ha detto, domani, si vedeva che ti stavi cagando addosso. Come se uno, tu scendi e hai finito il tuo pezzo, tipo... Ma che cacchio vuoi? Ma chi ti conosce? Sono da due settimane, ma fatti i cazzi tuoi! Da no. Prendere con mezzi! No, mi dà fastidio che mi fai le battute! Ah, Trigno vive a Milano, da milanese imbruttito, lo capisco! Niente, una cosa da milanese! Lascialo stare, se lui stava con tutto... Cioè, poi quando ci si esibisce in queste situazioni, cioè veramente tu hai tanta pressione addosso, hai proprio, c'è i telespettatori, c'è la telecamera, rischi di andare c'è la in tua arte, il tuo... Eliminatorio. Non mi ricordo se era per l'inedito o forse per la cover, ma una cover a cui ci teneva, se non ho capito male. Cioè c'è tanta roba dentro, no, di emozioni, ma tu non puoi andare lì e alleggerirgliela con una battuta, a meno che lui non sia un tuo amico che conosci da tanto tempo e sai... che puoi comportarti e dire certe cose. Per lui tu questo qua non bro. Lo conosci. Non è che se lo chiami Frezzi, allora all'improvviso... Sono veramente Frezzi. Bro. Cioè lui è sia il suo zio che suo bro, cosa. Suo fratello. Come puoi pretendere di capire la complessità di un essere umano da due settimane e di fare battute così dopo un momento dove c'è una carica di tensione... altissima, lascialo stare. Quella roba là va bene, vabbè, però se te lo dico col sorriso dopo che il tuo nome non è scritto con la rossa e non c'è la maglia sfida, fra, c'hai dei problemi tu, zi. Ma stai scherzando, fra? Per favore basta, ragazzi. Colonna sonora. È arrivato l'altro, per favore basta. Fatto così. Chiara c'era, avanti di fianco, gli faccio, ti è venuta l'ansia a vedere la classifica che scendeva così, ma col sorriso, fra. Loro due, la scorsa settimana sono arrivato quinto e mi ha detto, è abbastanza uguale, identico, stessa roba. Fre è veramente brutto, perché capisco fra, vabbè, vuoi fra, fare fratello. Come bro, il diminutivo esatto. Di brother, fratello, fra. Sta. Ma fre? Di cos'è? Fre è proprio brutto. Mi dispiace per i milanesi in ascolto, ma fre? Fregno. Sta per fregno. Esatto, cioè lui soffre, ma fregno? Dura. Ora che so che sta per fregno, fa ancora più schifo. Cosa vuol dire fregno? È che sei un bel ragazzo, Bono. Quindi gli sta dicendo Bono? Perché viene da Fregna. C'è anche il maschile, okay. Fregno. Fregno. Un bel ragazzo. Greve. Abbastanza. Vabbè. Buono come te. Mi faccio anche toccare, sì. Ti chiamo io Fre. Dicono anche che viene da Frère, che è fratello in francese. Fre barese, dicono. Non c'entra niente Fregno. Ah, si scherza, ma... dovete smettere! No, guarda che vi prendiamo sul serio, ma non capiscono. Ormai non si capisce ormai, più l'ironia. Guarda che... Noi, perché loro fanno come noi?
Solo che non sappiamo, che non siamo perché abituati che loro dovete, possano fare come perché, noi. Perché dovete capire, per noi, voi siete come... Quelli seri della No, neanche i seri. Cioè io se ho una domanda sulla vita, chiedo a voi, e quello che mi dite, lo do per... Quella certo. È la verità assoluta. Esatto. Fre è nudo, fuori, e si lamenta dell'aria condizionata. E poi c'è anche il cerottino sul collo, lì dove c'è la cervicale, che è il freddo. Meno male che ha perso la voce. Magari Fre è l'abbreviativo di freddo. Giusto. Vedrò, sei qui. Convinta potrebbe. Non siete capiti, lui non capisce quando è il momento di scherzare. Cosa fa ridere? Perché in Italia ormai non devi più. Cioè, le parole diventano tutte più corto. Stai tra, bro, fra, dai. Sì, certo. Cioè, sono tutti. Ma tre. Cioè, bro. La parola non può superare tre sillabe. Mm. Bro in tedesco come si dice? Bru. Bro. Bro. Non diciamo più in inglese, bro. E non, ma fratello in tedesco come si dice? Bruda. Quindi bru. Quindi bru. Bru. Ah, allora è bru, come non si pronuncia. Però non diciamo, noi sì, non diciamo sì, bro. Tu sei, dai. Bru. Ti chiamerò Bru. Bru, Bru. Capisci quando non piacerà male? Vai tranquillo, Crash. Nessuno ti deve minimamente toccare su determinati discorsi. E niente, siamo connessi. Bru, Bru. Bru, Bru. Non c'è sta voce in capitolo. Punto. Se un tuo amico capisce al momento, capisci cosa può dirti. Se era un altro pezzo non mi sarebbe fregato un... Bro, ho capito. Se fosse stato, comunque. Bro, fra, zi. E basta, non si capisce. Prendere misure con le persone, perché io sono fatto in un modo e l'hai visto quella mattina. Sì, però lui non prende le misure con le persone, zi. Lui lo so, fa battute tutto il tempo, zi, su tutti, e poi un per uno gli fa una battuta, zi, hai rotto queste battute. Sì, lo so, fra. Cioè, dai. Veramente. Però non è il mio cattivo. E non lo fa per far del male, no, non lo fa. Certo. Io invece sì. No, lo so. Infatti cioè, bisogna spiegarlo, però non in quella maniera lì. Non in quel momento lì. Ma prendo in braccio anche lui, tanto ormai. Abbracciatevi tutti. Buongiorno. Ciao. Ciao. Vibes. Diego, ci mettiamo seduti sulla gradinata. Ha imparato come si dice, però. Ah, ha visto il nostro video. Probabile. Non è più vibes. Da. Anche Trigno. Anche tu, Ilan. Dai, tutti via. Fa cosa fa? Allora, con vibes. Le discussioni possono capitare, poi si superano, no? Anche perché volevo farvi vedere quello che avrei mandato in puntata oggi. Non lo fa. Si superano solo così. Fatto in tempo a mandare. Faccio vedere. Via, dai, in consulta. Abbiamo fatto una bella camerata. Sì, un sacco bene. Sì. Sono contentissimo di aver trovato due persone così. Veramente. Latte e biscotti. La gang dei latte e biscotti. La gang di latte e biscotti, Fre. E poi, dopo due giorni... Ecco, no, friends! Ti si mette il latte dentro? No, Fre, devo scaldarlo. Vabbè, mettimi un attimo un pentolino con del latte. C'è il latte, sì. C'è. Lattino, per forza. Non posso andare. Guarda, sta provando a non sorridere, ma non ce la fa. Vuole essere incazzato. C'ha qua, ma non qua la cosa fa. Guardalo. Non te lo fai il latte. Scoppiato. Non ce l'ha più fatta. Il Fre. Dai, andiamo a fare il latte. Ancora a mangiare state? Certo. Vabbè, mangiano solo latte e biscotti, non vi riempiono, raga. Non si può più. Mi manca un botto da mia ragazza. Beh, tu devi, io ce l'ho. Onesto. Chissà. Oddio, tu sei un ciò. Trigno. Quindi Trigno fidanzato. E... No, Vibes scrive AO su Tinder. Giusto. Il cane. E il cane. Trigno, più di tutti. Ha il cane. Sì, con una dea, dicono. Cerchiamo. Cos'è? E poi fumiamo. Ma non si dice niente. Però cioè, queste serate qua non me le scorderò mai. Provate a scrivere. Infatti ho letto sopra, sì, con la modella di Black, you never go back. E invece. Ah sì. Stiamo a fare un discorso di nostro, guarda, giusto? Quindi. No, ci sono anche delle cose belle, delle cose positive, poi capita di non capirsi. Però mi sta provando a non sorridere. Ci sta tutto, soprattutto in una convivenza. Mi sono tornato la faccia offesa. Di conoscenza. Ora devono per forza fare l'amore per fare pace. Amicizia, no? È giusto? È giustissimo.
Proviamo a superare senza farne un dramma. Sono loro e poi tutti nell'angolino. Magari capirvi voi due. Wipes? Wipes? Trigno? Niente, non ce la fa. Oh, non lo dovete far per me, lo dovete far per voi, eh? Sì, serve solo un po' di tempo. Ma su Tinder come si è chiamato? Cioè, no. Swipe? Swipe? Da che parte è quella per accettare? Non ha capito lui che non è per la classifica. Lo è so. Che secondo me quel commento in quel determinato momento era una mancanza di rispetto verso i miei confronti. Sì, posso spiegarti una cosa, però di Trigno lo conosco poco, eh? Però l'avete imparato a conoscere un pochettino, no? Lui parte, cioè, non pensa 100 volte. Dice una cosa, ma non è per ferire. Parte da una... Sì, è uno molto impulsivo. Vabbè, dai, quanto dura sta roba? Sì, non da una arroganza, al contrario. Quindi non penso che l'abbia fatto per mancarti di rispetto. Se no ci sta la compagnia del latte e biscotti, no? Siamo d'accordo? No, magari la mia reazione sta esagerando, che magari... No, tranquillo, scarichi lo stress. Ma certo, ma certo. Mi dispiace di brutto di aver fatto un commento che per me era totalmente innocuo ed era per condividere la stessa ansia, perché l'ultimo posto significa mettersi in gioco e poter uscire dalla nostra convivenza, che comunque ci divertiamo anche. Se era un altro pezzo non me la sarei presa, per questo pezzo qua, se tu mi dici hai fatto sta faccia così durante la classifica, io mi è dato fastidio. Se era l'altra settimana non Pietro, mi sarebbe fregato lui niente. Dà fastidio perché aveva scritto le barre su sua madre. Sì, no? Sì, no, di brutto, infatti è una settimana che ti dico che sto pezzo è una bomba, sì. Sì, lo so, però tralasciando i complimenti, cioè, sì, ok, per piacere tutto, so però che... magari in quel momento lì ho trovato un po' la mancanza di rispetto. Se era l'altra settimana non me ne sarebbe fregato nulla. Ci sta, è una cosa normalissima, umana. Cioè, lui, secondo me, in questo caso Trigno doveva capirlo, soprattutto per le barre che ha scritto sulla mammina, che la mammina sappiamo tutti che è importante per noi maschietti, ragazzi. E la mamma è sempre la mamma, è come la Simmental. Magari mi è capito la nostra reazione per... Sì, vabbè, la superiamo. Sì, sì, sì. Faremo ancora latte e biscotti. Tutte le sere. Vi mando il ciambellone. Volete il ciambellone? Va bene, superato. Colazione, pranzo e cena. Sì, prendo un po' di tempo, però sì. Sì, certo. Grazie. E poi si chiedono perché si stanno ciao. 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 Puoi parlare ora? No. No, comunque. Non è che abbiano proprio fatto pace. Comunque lui se ne va così, eh. Sì, cioè. Sì. Vuoi parlare ora? Però ci ha provato. Mi è piaciuto a parte Trigno chiedere. Mi dispiace. Ha chiesto mi dispiace e poi ha chiesto vuoi parlare ora. Senza emotivo lui. Per fare l'artista bisogna essere persone emotive. Sennò che c'hai da dire? Niente, appunto. Infatti. Lo vedi quando dici intrattieni il pubblico. Che c'hai da dire tu? Lui è rimasto lì. Infatti giochi a padel. Esatto. Ti sei offeso? Scusami. Io? No, lo dicevi un altro giorno, andava bene. Però adesso, oggi, proprio, questa cosa era importante per me. Poi sul padel. Adesso ci stacca un bel... Eh? Sai cosa significa? Perché? Ma si fa uscire lì? Così. Ci fa un così? Perché? Sei in ritardo? Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Come va? Oggi fa un culo così. Ciao. Sembro io quando parlo con voi e poi mi chiama qualcuno. Sì, no, no, comunque è bello, eh. Ciao. Non mi ricorda il nostro compagno del liceo. Bubi, se ci sei ti saluto. Uguale. Parlava con noi, parlava con i professori. Sì, è vero, con i professori, sì. Che ridere. Un poco. Bueno. Bueno. Kinder? Un po' triste. Triste? Sì. Perché ispira? Perché io ho notato che non hai ballato bene oggi. Molto male. Io mi ho sentito. Perché io quando ballo normalmente non ricordo niente. Perché solo come vivendo e con tanta adrenalina. E io ricordo tutto. Tutto le spazio. Perché io stavo pensando... Eri nel controllo. Esatto. Ma hai ancora dolore? Sì. Ma perché hai voluto ballare se non ti sentivi al 100%? Io lo so che sei una lavoratrice. Perché pure arrabbiata. Ma se hai detto a Gabriele che col taglio doveva ballare lo stesso. Ecco, attenzione, qua, vedi, qui sarebbe plurale. Aveva male al collo, neanche fatto le prove. Cioè, ma perché col corpo era un po' off? Perché il dolore al collo quando ti blocca è abbastanza devastante su tutto. Questa puntata ho fatto 3 pezzi e non ce n'è uno dove ne sono uscita soddisfatta, non tanto per come ho ballato, più per i giudizi che poi ho ricevuto. E la cosa che mi ha un attimo fatto star così è stato il giudizio di Clady, che io ritengo molto importante. Mi hai lasciato con l'amore in bocca. Devi stare molto più attenta della parte bassa, i piedi più stesi, che a me personalmente il piede piatto non piace tanto.
Questo lo vedrete anche nella nostra reaction. Appena detto. In love. Sì. Mamma mia. Era il mio stile. Era una cosa che avevo già fatto. Queste due, quindi se non è... Tra l'altro trovo assurdo che poi... Mi dispiace. Ah, questo era il suo stile e una cosa che aveva già fatto. Oh. Cioè, in che senso? Due ne ha già fatti, capito? Ok, quindi vedi. Quindi lei comunque era in una zona di comfort. In teoria. Togliendo la televisione, no? Di mezzo. La coreografia era... Però abbiamo visto in altri pezzi che il piede ce l'ha. Quindi il non stendere il piede vuol dire che non ci ha pensato. A volte lo perde proprio. Perde il piede, l'andeor. C'è un po' di tecnica ancora da lavorare. Li faceva con Nicolas. Raga, lei fa sempre passi a due con Nicolas dell'anno scorso. Ah, pensa te. Ah, ballava con Nicolas. Vabbè, allora. Ma si conoscono tutti. Allora, al passo a due con Sebastian. Cioè, comunque fisicità simile, no? Sebastian e Nicolas alti. Sì, sì, sì. Beh, buono. C'è molto, capito? E il compito, vabbè, quello della Celentano, sì, della maestra. Ho iniziato a non capirci più niente quando mi ha attaccato il fisico. Vabbè, però cosa ti aspetti, Rebecca? Cioè, sinceramente, se vai ad Amici... Secondo me lei si aspettava... che la Cele ti rompe le balance sul fisico se non hai il fisico di... la Chiara? Quella... Chiara? Sì. Bravissimo! Questo compito... assolutamente amateur. Comunque a noi il compito non è dispiaciuto. Sì, è ogni tanto on the done, si perde delle cose di tecnica, di dettagli, e le mancano le linee appunto di Chiara. Però non era niente male, nel senso, no, per non essere il suo stile, il classico, comunque di tecnica ne ha. Perché i due giri li ha fatti, gli arabesque, balance, cose, cioè non era... amatoriale. Abbiamo visto compiti di classico veramente terrificanti l'anno scorso. Cioè diciamo questo che non era a livello rosa. Assolutamente no. Questo ci poteva stare per una ballerina di modern, secondo me. Secondo me questa è un'etichetta abbastanza inutile, come questo gonnellino che è stato fatto indossare a Rebecca, che non porta. Guarda, è stato fatto indossare perché metterla nuda era peggio, perché purtroppo non è che abbia un fisico splendido. E quindi come ballerina sempre specifichiamo. Noi sappiamo che lei ha questo vizio. Sì. Questo era il gesto dei Jedi, ha fatto dimenticare al pubblico. Sì. Che è il suo messaggio, certo. Quella è la sua soggettività e voi non vi dovete lasciare influenzare da queste cose. Tu devi pensare al... quando mi dici ballare bene, ok, ma io ho bisogno che tu lo senta anche. Mm-hmm. Cioè io con te oggi ho avuto il problema che hai ballato tre volte, ma io ti sento assente dall'altro giorno quando sono venuta in sala al passo due. Mm-hmm. E hai perso tre opportunità, tre volte ti sei esibita oggi e tutte e tre le volte mi hai lasciato... In che senso l'ha fatto? Ma quella voglia di dirti: dai Rebecca, puoi dare di più, dai. Inizia, quindi dopo la puntata si sono messi lì a chiacchierare. Hanno registrato la mattina. Quanto è lunga questa giornata? E non era colpa di un infortunio. Cioè, lei l'ho visto che c'era la paura, il blocco fisico di andare verso un movimento che creava dolore, ti si leggeva in faccia, che eri molto presente e molto controllata. Vabbè, lo scrivo questa cosa che c'era. Tu c'è qualcosa che mi si è ripiazzato di nuovo davanti e non riesco a capire cos'è. Io ho bisogno di andare a forzare un pochino. Ma questa Deborah non mi sta dispiacendo, dai, comunque è carina. Comunque severa, si fa valere, però comunque poi... Però motiva bene gli alunni, crede negli alunni che ha preso.